perché i posti di lavoro si moltiplichino. Questa è una frase importante e che l'onorevole Possa ci consegna stasera, sarebbe bello che qualcuno dei disoccupati che è stato prima l'avesse ascoltata, perché sono sicuro che il nostro Enzo Carfora ne farà tesoro. Noi abbiamo avuto notizia che Pietro Diodato, consigliere provinciale, coordinatore provinciale di FLI, è stato trattenuto da impegni che me l'hanno trattenuto. Dovete ritardare, mi fanno sapere. Quindi io vado a braccio praticamente e do nel frattempo la parola al sindaco, però se mi permettete volevo prendere proprio qualche secondo per un appello, perché va un po' a tutti i candidati. È importante, quando andate nelle case, che sottolineate l'importanza del voto di lista. Che cos'è il voto di lista? È parlare il simbolo della lista, perché è vero sì scrivere il nome del candidato, è vero puntare al sindaco, ma pensate che il voto di lista fa innanzitutto innalzare il quorum, quindi fa bene la lista, fa scattare il seggio che potrebbe essere il vostro e va direttamente al sindaco. Quindi battetevi per voi stessi, come è giusto che sia, ma battetevi anche per i partiti che rappresentate. Io velocemente vorrei a questo punto dare la parola a Sergio Paio. Buonasera a tutti, l'onorevole Diodato è partito adesso da Napoli, una riunione con il sindaco Pasquino. Mi auguro che massimo 10 minuti, un quarto d'ora sia qui, qualche riflessione doverosa a portarla come entità locale, perché traffico permettendo potrebbe accadere di sforare nei tempi. Non è giusto che il futuro di libertà non porti una giusta riflessione, perché il futuro di libertà, e di questo voglio ringraziare l'onorevole Marrazzo, unitamente all'ABI, ha avuto un momento di coraggio che io reputo che sia stato qualcosa di forte. Nell'impazzimento generale della politica locale, con due centrodestra atipici, targati in maniera anomala, qualcuno offre di porte desvolite, altri sono degli amici di Cesare Cosentino. Allora, in questo imbattimento era facile prendere la bussola, dove purtroppo l'ha persa anche l'UDC locale, che nelle ultime ore ha preferito abbandonare il popolo nuovo, l'entità nuova della politica italiana, per accodarsi ad una lista civica. E chi fa politica sa che un partito nobile di antiche tradizioni come l'UDC non può accodarsi a una lista civica. L'esperienza, la storia ci insegna che tutto ciò avviene del verso contrario, sono le liste civiche che si accompagnano ai partiti tradizionali e di entità nazionale. Questo è l'impazzimento della politica locale. Ringraziando il cielo, noi siamo stati calmi, tranquilli, ci hanno lasciati tre signorotti della vecchia politica, sono fuoriusciti da Futuro e Libertà, poteva naufragare quella lista. I coraggiosi ragazzi di Futuro e Libertà di Catoria hanno saputo reagire e hanno messo in campo una lista, e mi auguro che la vera politica che regna nella nostra città sappia portare il giusto contributo a questi ragazzi. Lo meritano, è una lista di rinnovamento, anzi è una coalizione di rinnovamento. Io sfido a trovare personaggi non degni in questa coalizione. Ma non perché sono pochi candidati, ex consiglieri, ma perché se sciogliamo nome per nome troviamo delle indicazioni di forte stimolo della società civile, della professionalità, dell'impegno politico. Un ringraziamento all'onorevole Bosca, ha tirato fuori dei termini che per me che fanno il quotidiano, passione civile, e riproviamoci. La passione civile è un qualcosa che ci attanaglia da tempo. Siamo rimasti disillusi del grande demiurgo Berlusconi dal 94 ad oggi, e purtroppo ha perso le battute forti che pur aveva affascinato questa nazione. Oggi guardiamo un declino ormai inesorabile, un impazzimento. Ma non è solo quello che ci ha portato poi a lasciare il popolo della libertà e credere in Gianfranco Fini nella edizione di questo nuovo partito.
perché un centrodestra Reno per secondo l'avevo ormai dimenticato. Io quando sento gli amici parlare di centrosinistra, non me ne vogliate chiaramente, io non mi sento di centrosinistra, sono ancora vincolato ai miei valori, ai miei ideali di centrodestra. Ma il che non significa non andare poi sulla seconda locuzione dell'onorevole Bosso quando parlava di riproviamoci. Allora riprovare in questa città per che cosa? Un centrodestra che ha fallito sin dal quinto mese, dal sesto mese, tutto quello che erano le verità che noi dicevamo, la gente, le volontà che noi portavamo nei quartieri, tutti quei recuperi dei quartieri periferici che volevamo fare, delle famose aree dismesse che per anni incolpavamo gli altri di non aver saputo valorizzare. Allora, che cosa di buono ha fatto la vecchia amministrazione di centrodestra? Poco, purtroppo. I grandi voti del centrodestra, capitanato da Stefano Ferrara, sono sotto gli occhi di tutti. Mi dispiace però quel video egregio che ha fatto Sergio Marchetti del Civetta, ha individuato il volto stanco di Stefano Ferrara. Oggi è molto stanco perché non ha saputo improntare la giusta politica sulla città di Cassonia. Non la città di Cassonia, perché oggi ha voluto scrivere una pagina diversa? Perché oggi è una pagina diversa. Futuro e libertà poteva scendere in campo con una lista propria, con il candidato sindaco proprio e aspettare in una posizione di comodo quelle che potevano essere le entità dell'evoluzione delle elezioni. Invece no, siamo stati fermi alla nostra idea, a quella passione civile che si rammentava prima, a quella passione civile che vuole un cambiamento forte in questa città. Un cambiamento che da soli non saremmo riusciti, che da soli il centro-sinistro non sarebbe mai riuscito. Quindi andare via da soli, magari anche volati, un polo nuovo diventato, avrebbe fatto sì che il centrodestra, quel centrodestra, quella divisione di centrodestra, imperasse ancora in questa città. Questo è l'atto di coraggio che grazie all'API e a Future Libertà e impegno che abbiamo portato su questo territorio. Adesso qual è il motivo dominante che deve caratterizzare questa campagna elettorale? È una campagna elettorale che se non diciamo cosa vogliamo dalle aree dismesse, come vogliamo valorizzare le aree dismesse, saranno solo chiacchierologia di quelle che abbiamo detto in questi giorni di fronte, che noi saremo vicini ai loro problemi. I loro problemi li risolveremo solo ed esclusivamente nel momento in cui creiamo sviluppo di loro. E l'unica risorsa vera di questa città sono le aree dismesse. Abbiamo un vecchio progetto che era tornato e quello del PIP sull'area extraria va ripreso, è un buon progetto, va valorizzato, va cartierizzato, va portato a termine, perché solo portando lavoro noi portiamo tranquillità nei servizi. E la tranquillità delle famiglie è vero, fanno rivenire. Quando prendono la parola per dire quelle sensazioni, sono sensazioni che nessuno vorrebbe ascoltare mai, però vi assicuro che quelle sensazioni sono altamente numerose in questa città, perché in questa città manca lavoro sotto ogni punto di vista. Ecco, questa è la speranza che da questo tavolo, da questo parterre, deve portare fuori all'interno della città, all'interno di ogni casa, una riflessione di tranquillità. Io vorrei che si ponesse uno slogan per il nostro sindaco, io vogliamo sindaco, ma già da diversi giorni, vogliamo sindaco Castro, anzi, io l'ho detto, se diventa diverti tu, perché la gente ti vuole sindaco, quindi non venire meno all'impegno. Allora, sarà questa la coalizione per il vero cambiamento? Io ci credo, ma ci dobbiamo chiedere tutti quanti. Quindi, al di là di quelle riflessioni che facciamo all'interno e al chiuso di questi convegni, la vera battaglia è quella di portare nelle case della gente la tranquillità, la pacatezza delle idee, delle riflessioni giuste e il recupero sano della città. È una riflessione che mi ha preso di contropiede, mi hanno insegnato che anche non avendo preparato niente, mi hanno sempre insegnato, parlo con il cuore e non sbaglio mai. Ho tentato di farlo.